Belinda Gottardi, sindaco di Castelmaggiore, presidente dell'Unione Reno Galliera. Buonasera. Ecco, i protagonisti del video ci lanciano un'esortazione, no? All'inclusione, alla condivisione, all'accoglienza, e poi c'è questa suggestione al tendere al meglio. Ecco, io penso che questa esortazione la possiamo raccogliere intanto mettendo a punto un sistema di strutture che siano adeguate a leggere la trasformazione della società che stiamo governando. Infatti sono convinta che il compito di chi amministra e di chi tenta, come facciamo oggi, di costruire una programmazione di ampio respiro sia quello di tradurre in pratiche amministrative concrete, percorribili, i grandi ideali che ci uniscono. La storia del modello bolognese, quello che nasce nel dopoguerra, è una storia di capacità di governo, quella capacità di governo che ci ha consentito di leggere i cambiamenti, di guidarli, di promuovere la crescita del nostro territorio attraverso l'alleanza tra enti locali, forze economiche, sociali, la comunità, e di costruire un sistema di welfare che divenisse riferimento per il cittadino e lo accompagnasse dalla nascita alla vecchiaia. Welfare e sanità sono due pilastri del nostro sistema di convivenza. Insieme hanno rappresentato uno dei principali motori dello sviluppo del nostro territorio, grazie al quale abbiamo attratto imprenditività e fatto fronte ai fenomeni di impoverimento e di vulnerabilità collegati anche alla crisi economica che comunque ha lasciato dei segni importanti anche nelle nostre città. Oggi abbiamo di fronte bisogni complessi e questo richiede sempre di più un approccio integrato alla presa in carico che difficilmente oggi è solo sanitaria o solo sociale. Questa complessità la vediamo nelle nuove emergenze sociali, quelle legate al tema dell'accoglienza, dell'inclusione dei nuovi migranti, del contrasto al disagio dei giovani, del benessere della popolazione anziana, delle persone con disabilità, del contrasto alla violenza nei confronti delle donne e dei bambini, della lotta alle povertà, dell'ampliamento dell'area delle vulnerabilità, i cui confini oggi sono sempre meno definiti. Occorrono quindi politiche integrate, sociosanitarie, della casa, del lavoro, della scuola. E se un grande lavoro è stato fatto per la rete della non autosufficienza, è ora necessario un investimento straordinario sui minori e sui giovani. Una presa in carico integrata delle persone, dicevo, adeguata alla complessità delle loro domande sanitarie, sociali, lavorative. E questo significa costruire una rete integrata di servizi e di opportunità che sta attorno al cittadino. Possiamo farlo contando sui punti di forza del nostro territorio, che derivano dalla nostra buona amministrazione, dalla nostra buona tradizione amministrativa. Il nostro sistema sociosanitario vanta già oggi eccellenze consolidate, a partire dalla rete ospedaliera. Abbiamo una delle maggiori aziende sanitarie in Italia per dimensioni e complessità assistenziale, presidi ospedalieri di rilievo nazionale, l'Ospedale Maggiore, il Bellari, Sant'Orso alla Malpighi, lo IOR. Abbiamo una realtà unica in Italia come il Centro Protesi di Vigorso, la Fondazione Seragnoli con i suoi hospice, per citarne solo alcuni, ma la rete è molto più ampia e molto più articolata. E accanto a queste strutture sanitarie abbiamo l'esistenza, l'importanza fondamentale di un sistema di welfare nel quale agiscono attori pubblici, come veniva sottolineato, e degli attori privati, nel quale è presente una forte componente di realtà del terzo settore, cooperative sociali, volontariato, associazionismo, fondazioni. Ecco, questo è il punto da cui partiamo e sul quale dobbiamo costruire il nostro percorso metropolitano con alcuni obiettivi chiari. Uno, il rafforzamento del nostro sistema sociosanitario. L'obiettivo è di essere sempre più efficaci nel rispondere ai bisogni sempre più complessi dei cittadini. Migliorare l'appropriatezza delle prestazioni, razionalizzare i costi, sviluppare le reti cliniche e le connessioni tra le politiche e i servizi sanitari, sociosanitari e sociali. Quest'ultimo obiettivo è anche alla base della scelta di dare vita alle case della salute e occorre perseguirlo con coerenza. La sinergia tra pubblico e privato. Occorre rafforzare la funzione di governo in capo agli enti locali, ai quali spetta il compito di organizzare la risposta ai bisogni, promuovendo un'offerta che appunto metta insieme le risorse pubbliche e private e valorizzi il capitale sociale e le risorse della comunità. Un welfare universalistico, in grado di fronteggiare le grandi discontinuità, le crisi, i bisogni crescenti,
non può esaurirsi nell'intervento pubblico, ma deve avvalersi di tutte le risorse economiche, professionali, umane a disposizione nella comunità. Garantire l'accesso e l'equità delle prestazioni. Il sistema sociosanitario deve perseguire obiettivi di armonizzazione, omogeneità nell'accesso, equità e pari opportunità per i cittadini di tutto il territorio. Per fare questo è necessario condividere i procedimenti di presa in carico e di valutazione dei bisogni, definire gli standard dei servizi ai quali riferirci tutti, dotarci di regolamenti omogenei per l'accesso e la contribuzione ai servizi, senza mai dimenticare che parliamo di servizi che hanno un forte impatto sulla vita delle persone e sulla coesione sociale nei nostri territori. Occorre proseguire il lavoro di rafforzamento e specializzazione della rete ospedaliera metropolitana, dai centri di eccellenza alle case della salute, che rappresentano sul territorio il primo punto di riferimento per i cittadini, ma che possono diventare anche dei luoghi di comunità, dove si incontrano il pubblico, il privato sociale, le forze del terzo settore. Occorre anche incrementare i livelli di sinergia con l'unificazione delle due conferenze territoriali di Bologna e Imola nella conferenza territoriale sociosanitaria unica. È necessario focalizzare con attenzione i temi dell'accesso al lavoro e alla casa come emergenze di una lunga fase di crisi che ha impoverito non solo i ceti popolari, dando più forza all'intervento pubblico e privato in questi campi. Guardando all'insieme di queste politiche, vediamo che sono anche un volano di sviluppo economico. Il sistema sociale e sanitario metropolitano sono nel suo insieme una delle più grandi aziende del nostro territorio e accanto ad esso si sviluppa una rete di eccellenze produttive al servizio della ricerca e dell'innovazione. Integrazione è la parola chiave che emerge dall'osservazione sul nuovo mondo che avanza, fatto di più cittadini di origine straniera, di più anziani, ma anche di nuovi modelli familiari e nuove gerarchie di valori. Tutto questo ci sollecita come amministrazione a integrare, a mettere in comunicazione culture, comportamenti, abitudini, azioni. Ma integrazione è anche il potenziamento delle comunità e delle persone. Occorre cioè perseguire il rafforzamento delle capacità dei singoli e della comunità insieme di promuovere benessere, attingendo alle proprie stesse risorse. L'ente locale credo si debba proporre come attivatore del capitale sociale, promuovendo patti, accordi, forme di presa in carico comunitaria nel territorio. I servizi devono riorientare il proprio lavoro in questa direzione, non essere più semplici erogatori di prestazioni, ma agenti del cambiamento, promotori di nuovi stili di vita, facilitatori nella costruzione di conoscenze e di nessi tra gruppi, associazioni, esperienze. Grazie e buon lavoro.